Bentornati e bentornati a tutti, amiche e amici appassionati dell'anime e del manga Ken il Guerriero o Kutano Ken. Siamo arrivati alla puntata numero 129. Siamo sempre nell'isola dei demoni, e forse per questo motivo che intitolano questo episodio nella versione italiana Casa Dolce Casa. Traduzione invece del titolo giapponese: Il segreto di Kenshiro viene rivelato. La terra dei demoni è la mia terra madre. Abakareta Kenshiro no himitsu. Shura no kuni wa haha no kuni. Eravamo rimasti con le acque rosse, quindi ritorniamo a parlare di questo fiume rosso che sta percorrendo tutta quanta la terra degli Shura. Tutti quanti sono convinti che Raul sia finalmente arrivato nel paese e molti di questi abitanti sono contenti perché saranno liberati. Intanto Leia e Tao si recano dal maestro Jukei e gli parlano appunto di queste acque rosse. Ora, Jukei dice di poter morire in pace perché finalmente Raul è arrivato. I tre Rasho saranno sconfitti da lui e Jukei dice che Raul è nato in questa stessa terra e che qui ha avuto origine l'Hokuto Shinken. Intanto Ken e Han stanno continuando il loro duello. Han lancia un masso contro Kenshiro che lo distrugge. E Kenshiro utilizza l'Hokuto Yakuretsu Ken per respingere l'attacco di Han in volo. Han si sdoppia e cerca di prendere Kenshiro alle spalle. Kenshiro viene ancora una volta sbattuto a terra. E il colpo è talmente forte che viene creata una voragine e alcuni degli Shura, gli uomini di Han, vengono inghiottiti. Non posso permettermi di perderti, mi servi ancora. Han in questo istante capisce che il suo opponente non è Raul, non può essere Raul, sebbene quest'uomo, questo guerriero che lo sta affrontando sia forte. E Kenshiro allora si rivela. Dimmi qual è il tuo nome. Se ci tieni tanto, sono Kenshiro. Ho battuto Raul in combattimento. Ormai è troppo tardi per richiamare le acque rosse e Han riconosce Kenshiro ed è ben informato sul fatto che sia lui il successore dell'Hokuto Shinken. I due intanto però non la vogliono finire di combattere e si scagliano addosso altri due sassi, i quali roteano in aria come se fossero delle nuvole e quando vanno a cozzare vanno in frantumi. E Han è solo d'istinto che riesce a parare un colpo di Ken. A questo punto Han svela a Kenshiro praticamente ogni cosa e gli rivela che anche lui è originario di questa stessa terra. Ritorniamo a Jukei che sta raccontando a Leia e Tao di come sia nato il disordine, il caos nella terra dei demoni. E già che ogni cosa sembrava perduta, lui ha fatto la seguente cosa: ha preso tre bambini, che sono Raul, Toki e Kenshiro, li ha imbarcati, li ha mandati via nell'oceano e dice loro che Ryuken li sta aspettando. I loro nomi erano Raul, Toki e Kenshiro. Al di là del mare, Ryuken, il successore della divina scuola di Okuta, vi sta aspettando.
E Jukei ci dice il suo modesto parere, cosa che penso condividiamo tutti. Jukei pensa che Ryuken abbia sbagliato ad insegnare lo Kuto Shinken a tutti e tre, che poi è tutti e quattro perché c'è anche Jagger in mezzo. E finalmente ci risvela i nomi di questi tre Rasho. Conoscevamo quello di Han Ron, ora conosciamo anche il nome di Io e di Kaio. Sto parlando del terzo demonio, Ron, del secondo, Io, e del primo, Caio. I conti però non tornano e infatti Leia e Tao dicono a Jukei che non è Raul quello che è arrivato. Chi è arrivato si chiama Kenshiro. Ritorniamo da Han e Ken. Han riesce ad afferrare Kenshiro, a scagliarlo contro una parete in alto. Kenshiro cozza contro questo muro e il muro crolla. Han a questo punto pensa di aver vinto, ma Kenshiro riesce ad afferrarlo per le gambe. Lo trascina giù con sé e poi lo sbatte a terra. Dopo questa puntata saranno molto contenti i muratori. Intanto Kenshiro sembra che stia per soccombere, perché Han è riuscito a paralizzargli le gambe. E va a colpire Ken. Nella versione originale ci viene detto che Han ha colpito il punto chiamato Keira Kwaku. 俺の剣が貴様の経絡箱、すなわち北斗神拳でいう経絡飛行を突く。 Anche se nella versione italiana dice che ha semplicemente risucchiato via la forza dalle gambe di Ken. Poco fa, mentre stavi lottando, ho succhiato via tutta la forza dalle tue gambe. E Han quindi è prontissimo a spaccargli il cuore con un colpo ben preciso. Lokuto Ryuken Zanpu Henpa, ovvero l'uccisione della burrasca. Ryuken, Zanpu Henpa! In italiano, se ho sentito bene perché ho dovuto ascoltare questo colpo più volte perché ero indeciso tra staccamento e spaccamento, penso che però venga detto colpo staccamento. Colpo staccamento della sacra scuola di Hokuto Gemmi! Quando Han però ha sferrato quello che lui pensa sia il colpo decisivo, si accorge di aver sbagliato mira. Cosa? Sta perdendo palesemente la vista e infatti non ha colpito Kenshiro al cuore, bensì al braccio. Kenshiro si sblocca le gambe. Ken riesce ad evitare gli altri attacchi di Han e finalmente lo colpisce. Combatti! Che cosa utilizza? Non ci viene detto il nome, ma Kenshiro utilizza l'Hokuto Yakuretsu Ken, cioè i 100 colpi distruttivi di Hokuto. Han crolla a terra. Prima di morire, Han ha un consiglio da dare a Ken. Gli dice di andarsene perché dice che non riuscirà mai a battere il secondo Rasho, il secondo demone. Solo Raul avrebbe potuto sconfiggerlo e non conta niente che Kenshiro sia più forte di Raul. La roccia sulla quale Han era caduto si stacca e anche lui finisce nelle acque del fiume. Vattene! Kenshiro!
Vattene! Anche Jukei sa, o almeno crede di sapere, che solo Raul è in grado di ammazzare Io. Ken decide di rimanere in barba al consiglio di Han nell'isola dei demoni, consiglia a Lin di tornare a casa insieme a Ork, insieme a Shachi, infatti con un segnale, con un fuoco sulla spiaggia, richiama Orca Rossa a Kashachi che sta aspettando suo figlio. Tuo padre ti sta aspettando su quella nave. Eravamo d'accordo che se io avessi acceso un fuoco sulla spiaggia, lui sarebbe subito venuto a prenderti. Era molto in ansia per te. Torna da lui e stagli accanto, Ork. Ma appena Kenshiro si allontana, Shachi spegne il fuoco, non vuole tornare dal padre e anche Lin resta perché ama Ken. Invece voglio restare qui, non mi importa un bel niente di mio padre. Quindi anche il consiglio che gli ha dato Kenshiro di tornare a casa e di dare figli all'uomo che lui ama è completamente inutile, perché penso fin dalla prima puntata tutti noi sappiamo che Lin è innamorata di Kenshiro, il quale probabilmente è l'unico a non essersene accorto. Sarà un discorso egoistico, ma io non voglio lasciare, per una volta voglio fare di testa mia, ti seguirò anche se dovesse costarmi la vita. Dunque, carissime e carissimi, vi ringrazio per la visione anche di questo video, vi ringrazio enormemente per tutti i commenti e like che lasciate ogni volta, vi invito a fare altrettanto e ringrazio anche i nuovi iscritti, consiglio anche a loro di recuperare, non tutta in una volta, l'intera playlist dedicata a Kenshiro. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, grazie e a presto. We'll be right back.